Ciao a tutti cari amici del Tinava Milano 3 Basket, siamo con Mike Iacono nel post partita dopo la decima vittoria consecutiva conquistata dai massicci contro Cerro Maggiore nel campionato di Serie C, e siamo con il grande protagonista di giornata. Bene, bene, dai, siamo contenti, volevamo portare a casa questi due punti per concludere bene l'anno. E come hai detto te, decima vittoria consecutiva, siamo contenti, è stata una settimana un pochettino traballata con un po' di acciacchi, infortuni, e quindi eravamo un po' timorosi di questa trasferta, perché loro comunque sono una buona squadra. Siamo arrivati qua, è iniziato un pochettino così, poi abbiamo preso il nostro ritmo e l'abbiamo condotta fino alla fine. Hai segnato 20 punti in una giornata speciale, perché oltre ad essere appunto la decima vittoria è anche il giorno del tuo compleanno. Sì, dai, abbiamo festeggiato bene, ripeto, l'importante era portare a casa questi due punti. Abbiamo fatto proprio l'ultimo sforzo prima delle vacanze natalizie, adesso un attimo di riposo per riprendere un po' il fiato e torniamo in palestra per essere pronti anche l'anno prossimo. Anche oggi si è vista una squadra che quando difende poi trae vantaggi in attacco. Sì, siamo partiti un po' molli in difesa, poi abbiamo preso le contromisure, loro comunque sono una squadra di talento, siamo riusciti a difendere di squadra e direi che dai, è andata bene. E poi anche nel finale, quando loro hanno tentato il tutto per tutto, comunque con qualche canestro qua e là di esperienza, la squadra ha saputo reagire. Sì, dai, eravamo sempre di una decina, poi siamo riusciti a controllare abbastanza agevolmente, forse dovevamo essere un po' più concreti anche verso la fine, ma è andata bene. Ora appunto termina quindi nel migliore dei modi il 2023. Con appunto queste 10 vittorie, e il 2024 che comincerà al Pala Basilio contro Settimo, che è la squadra proprio da cui sono partite le 10 vittorie. Sì, è vero, anche loro sono una buona squadra secondo me, quindi dovremmo essere bravi a farci trovare subito pronti il 6 gennaio. Senti, qual è stata la chiave del successo di oggi? Si è stati lì, nonostante all'inizio appunto siamo partiti un po' contratti, un po' molli, ma alla fine siamo stati lì, pallone su pallone abbiamo giocato, abbiamo sorpassato e poi con qualche patema d'animo forse di troppo, ma alla fine abbiamo portato a casa e l'importante erano fare questi due punti. Ringraziamo Michael Iacono per essere stato qui con noi nel post partita dopo il successo ottenuto contro Cerro Maggiore, 6-6, 7-2 il punteggio finale, ribaltato quindi anche lo svantaggio di soli due punti della gara di andata. Mai, non ci resta che congedarci e soprattutto augurare a tutti i nostri tifosi auguri di buon Natale e di buon anno. Buon Natale a tutti!